battito dei cuori per un cuore rosa nero. Dalle curve sale forte un suo grido. Serie A! Non più prima del mondo è la squadra rosa nero. La difesa non si passa, centrocampo è fantasia. E l'attacco è una mitraglia, favorita una fortezza. I tifosi un'esplosione, salza il grido. Ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con Rosanero, siamo noi. Il Palermo continua piano piano la sua marcia, rimane sempre primo in classifica e naturalmente questo è quello che conta, cioè il Palermo che continua a rimanere capolista e che rimane comunque distaccato dalle prossime avversarie. Tra l'altro adesso ne parleremo anche con i miei ospiti, abbiamo anche un calendario diciamo anche abbastanza favorevole perché le prossime quattro partite, tre saranno in casa e una soltanto fuori casa, dopodiché ci sarà un'altra partita sulla carta fuori casa non troppo difficile, ma di questo poi entreremo fra poco anche nel merito, poi ci sarà il blocco delle partite un po' più toste che sono Brescia, Pescara e Siena, passata quella diciamo che poi dovremmo essere finalmente in discesa e dovrebbe esserci una situazione un po' più favorevole. Ma intanto vi presento naturalmente i miei ospiti e partiamo dalla mia destra dove appunto presento Gabriele Palpacelli, presidente della Federazione Regionale Tennis, nonché lui diciamo, è allenatore anche, diciamo, cura la squadra anche del TC2 eccetera, quindi diciamo, vive anche questa esperienza da quest'altra parte, prima giocava un po' di più insieme ad Angelo e a tanti altri. E invece abbiamo Carmelo, grande tifoso del Palermo, grazie di essere qua con noi, e poi la mia bella e brava Lavinia Guccione. Buonasera. Allora, una domanda, cominciamo intanto dal Palermo, diciamo, così poi entriamo nel merito anche di quello che sono un po' anche le tue competenze, perché tra l'altro noi abbiamo il piacere di avere una nazionale italiana che sta facendo veramente grandi cose, si è riconfermata campione del mondo vincendo la Federation Cup, adesso dovrebbe giocare in America, e poi ti chiederò anche di questa scelta tra l'altro di Barazzutti che lascia a casa Robertina, Flavia e Sara e chiama le ragazze, la CNAP eccetera, che comunque sono delle emergenti di un certo valore. Ma torniamo un attimo a questo Palermo. Tutti mi hanno chiesto anche oggi in una intervista telefonica, mi chiedevano un po' se consideravo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Faccio una piccola premessa e dico che io considero un bicchiere mezzo pieno e che tutto sommato se anche uno soltanto dei tiri che sono finiti sulle traverse di Troianello o di Pisano fossero entrati, probabilmente oggi staremmo parlando di una vittoria, ma alla fine quello che conta è che il Palermo è rimasto prima in classifica per quel che mi riguarda, che ha giocato una bella partita perché l'Empoli comunque ci ha dato filo da torcere. E questo ci fa capire che una volta che saranno rientrati tutti in organico, cominciando da Belotti a Barreto a Sorrentino, dando, diciamo, faccio un'ultima premessa, dando anche per scontato che è stato bravissimo anche Uicani in queste ultime partite, però senza nessuna offesa io considero Sorrentino un altro allenatore in campo, quindi ha una qualche cosa in più rispetto magari ai Uicani che può essere utile soprattutto per la difesa, perché sappiamo tutti che spesso anche le difese importanti è perché hanno un portiere importante che sa anche gestirli. Invece ecco un tuo giudizio allora su questa partita e di questo Palermo capolista comunque. Beh, direi che sicuramente io condivido il tuo giudizio e il tuo pensiero, è un bicchiere sicuramente secondo me mezzo pieno, è chiaro che era una vittoria che stava maturando perché ormai mancavano pochi minuti, per cui sicuramente stava maturando, certo. Una vittoria importante tra l'altro in un campo difficile come quello di Empoli. Però ritengo che questa sia un'altra tappa di avvicinamento a quello che secondo me, io sono assolutamente ottimista,
un avvicinamento Esatto. alla Serie A, perché la squadra è estremamente forte, superiore alle altre. Diciamo anche che non è che sia un campionato particolarmente forte come squadra, perché diciamo che ci sono stati altri anni in cui la Serie B era Sì. molto molto più forte. Però è anche vero che Palermo si sta dimostrando giornata dopo giornata nella sua compattezza, nella sua forza, per cui ritengo che questa tappa di Empoli sia stata un'altra tappa importante, un altro mattone che sta incrementando la corsa verso la Serie A. Tra l'altro, io dico, ottenendo anche un punto, in un campo dove la diretta concorrente, se avesse vinto, ci avrebbe superato. Quindi, dico, bisogna anche tenere conto di questo passaggio importante che ci ha consentito comunque di rimanere in testa alla Sì, classifica. senz'altro, ma poi devo dirti anche che le squadre che stanno dietro alternano momenti Sì, buoni. sì. Per esempio, vedi il Pescara che sembrava una squadra in grande crescita, Poi ha proviene da tre perso, sì. sconfitte consecutive, anche se secondo me comunque è una delle squadre che Ha gioca il un miglior organico, calcio in sì. Serie B, perché secondo me c'è un ottimo allenatore che è Pasquale Marino e pratica un bel calcio. Però ha perso tre partite di fila, sta venendo fuori il Trapani, il Cesena si è rinforzato molto, però. Ripeto, dico, a meno di cose imprevedibili, io non le vedo le cose imprevedibili, ritengo che per il Palermo tutto proceda per il meglio. Certo, Carmelo, un tuo giudizio contento alla fine della partita? Io sono contento, però ho visto la partita anche in streaming. Devo dire il Palermo ad Empoli, che ha fatto una grande partita, e poi hanno detto tutti i commentatori, hanno detto che in pratica Guardate. hanno fatto capire in pratica che il Palermo cioè, è andata molto bene ad Empoli, che non era un campo No, facile. Ed è assolutamente. difficile, cioè, a livello difensivo è forte. Hanno Certo, commentato questo, diciamo. certo. Senti, sentiamo invece Lavinia. Sì, sicuramente non era una partita facile, credo che sia un buon punto quello che il Palermo ha portato a casa. Consideriamo anche il fatto che eravamo fuori casa, una partita fuori casa con la seconda in classifica. Certo, una vittoria sarebbe ovviamente significato un aumentare la distanza dalla seconda, ma l'importante è stato mantenere il primato e continuare a mantenerlo in questo campionato che è comunque ancora lungo e può avere delle difficoltà. Quindi secondo me ce la siamo cavata e poi considerando, come dicevi tu, che abbiamo preso due pali, ci sono stati quindi degli errori, quindi poteva Certo. essere una vittoria, quindi comunque il bicchiere è mezzo pieno, abbiamo portato un punto, non abbiamo perso e siamo ancora primi in classifica. Certo, assolutamente sì. Invece adesso torniamo un attimo al tennis. Ecco, tornando proprio alla nazionale, ecco, un tuo giudizio da persona addetta ai lavori, ecco, secondo te perché Corrado ha fatto questa scelta di giocare contro le statunitensi? Forse perché, dico, tutto sommato, dico, in fondo l'abbiamo vinto fino adesso, tutto sommato, da creare anche un'altra alternativa è troppo difficile? No, Questa la scelta di Corrado è stata una scelta in pieno accordo con le giocatrici e con il loro team, sì. nel senso che le giocatrici, che dobbiamo ricordare, hanno dato tanto al nostro tennis con la vittoria dei titoli mondiali, hanno chiesto espressamente al capitano, ma soprattutto al presidente Binaghi, hanno chiesto di essere esentate da questo primo turno in America, perché venivano dall'Australia, avrebbero giocato il torneo successivamente a un torneo dopo l'Australia, quindi problemi di fuso orario. È stato il torneo la settimana scorsa a Parigi, questa settimana dovevano tornare in America e quindi cambiavano di nuovo fuso orario per poi giocare la prossima settimana a Dubai, che c'è un torneo importantissimo, per cui hanno chiesto di essere esentate, dando sempre la loro disponibilità per i prossimi turni. E questo comunque ha dato l'opportunità a Corrado, al capitano, di convocare Karin Knapp, che è un'ottima giocatrice che Assolutamente. ha alle spalle di queste quattro, e cominciare quel ricambio generazionale Esatto. che Bisognerà evidentemente che aveva cominciare. fatto con Camilla Giorgi, con Anastasia Barnett e con Alice Matteucci. Quindi è una squadra che comunque va in America sicuramente parte sfavorita, anche se gli Stati Uniti non giocheranno né Serena né E Venus quindi anche Williams. loro, Però voglio dire, sulla carta siamo certo. leggermente sfavoriti. Vorrei anche sottolineare che la settimana scorsa la nostra squadra maschile in Coppa Davis ha fatto uno straordinario È risultato. riuscita a passare il Abbiamo turno. vinto in Argentina, un campo tradizionalmente difficile. Adesso siamo nei 3 a quarti, 1 sono riuscito. giocheremo nei quarti dal 4 al 6 aprile contro la Gran Bretagna, giocheremo sulla terra rossa e a livello del mare.
non lo so dove si giocherà, stiamo valutando, stiamo vedendo un pochettino, abbiamo parlato col presidente Binaghi, qualche ipotesi qua siciliana, però ancora è tutto molto prematuro. Certo, saremmo felici dopo aver ospitato la Federation Cup, certo, lo scorso anno, di poter ospitare la Coppa Davis. Però dico, voglio dire, anche il tennis maschile è in grande salute, questo è importante anche dirlo. Certo, senti, in Sicilia ragazze nuove siciliane che si mettono per ora in evidenza, ce ne sono anche lì da voi al TC2? Ma devo dire che in Sicilia in generale abbiamo una crescita notevole, a livello femminile delle ragazze stanno crescendo, stanno affacciando, no, non sono palermitane, sono dalla parte di Catania che stanno cominciando a crescere, anche hanno preso dei punti in classifica mondiale, addirittura 17-18 anni, sì. Però una cosa importante è che a livello maschile siamo una delle regioni d'Italia che c'è il maggior numero di ragazzi in classifica mondiale. Noi abbiamo circa 10 atleti siciliani. Pensa. Che occupano tra la 160esima posizione e la 600-700esima posizione del mondo, però abbiamo una regione quindi in grande crescita. Il nostro alfiere in questo momento è Marco Cecchinato, che è il numero 165 del mondo, è un palermitano. Tra l'altro è cresciuto al TC2, per cui dico questo, certo. oltre a essere cresciuto al TC2, dico, è un ragazzo che si è fatto molto avanti, lo scorso anno ha vinto un challenge in Pornata a San Marino, ha battuto Filippo Volandri in finale, per cui dico anche il movimento tennistico siciliano, di cui ho l'onore di presiedere, certo, è in grandissima salute. Certo, senti, so che in questi giorni avete avuto diverse riunioni lì al CONI, perché naturalmente c'è una situazione che è un po' in subbuglio, perché dopo le dimissioni, diciamo, un po' forzate di Giovanni Caramazza, naturalmente tutto il movimento, tutte le federazioni stanno un po' cercando di capire quale possa essere, diciamo, la futura conduzione. Sì. C'è già un'indicazione di massima, puoi anticiparci? No. Se pensano i catanesi, che ricordatevi sempre che tutto poi anche... Guarda, io ti posso dire una Catania-Palermo. Ti posso dire una cosa, io ero un componente, ero un membro di giunta, quindi eletto lo scorso anno insieme a Giovanni Caramazza, ero un componente della giunta, purtroppo non sto qua a ricordare le vicissitudini che hanno portato alle dimissioni di Caramazza. Adesso bisogna guardare al futuro, certo. Bisogna guardare al futuro, io credo che c'è già un'ottima intesa con gli amici anche di Catania, certo. Si sta cercando di trovare un percorso valido, di trovare una squadra che possa portare, possa guidare lo sport siciliano. Adesso si sono insediato il commissario, che è Giorgio Scarso, sì, certo. Che tra l'altro è anche una personalità importante nel mondo dello sport, perché è il vicepresidente del CONI, presidente della Federazione Italiana Scherma, il vice Orazio Arancio, che è il presidente regionale della Federrugby, si sono insediati, è di Catania, si sono insediati e hanno cominciato un giro di consultazioni, certo, con tutte le componenti dello sport siciliano. Hanno incontrato noi presidenti di federazione, esatto, l'altro ieri pomeriggio, diciamo tutti i martedì, quando ci siamo incontrati, esatto, quando ci siamo incontrati al CONI, presidente della federazione, è chiaro che è un catanese, ma è un mio carissimo, certo, amico, che è Enzo Falzone, certo, è chiaro che sono cominciate le grandi manovre, cercheremo di fare in modo che possa venire fuori nel più breve tempo possibile, perché lo sport siciliano ha bisogno di un governo, nel più breve tempo possibile, di un governo forte e di persone che possono guidare con grande già a tuo giudizio comunque c'è un pensiero, oppure ci siano delle indicazioni che portano magari a qualche nome? È ovvio, dico, che noi facciamo questo mestiere e vogliamo un po' cercare di capire, ma nomi per ora magari non li volete fare, no anche perché tu mi insegni che poi si bruciano, è bravo. Un po' come per i Netti, appena se ne fa uno si brucia. È chiaro che stiamo creando un bel gruppo, perché siamo in piena sinergia con gli amici di Catania, ma del resto della Sicilia si sta discutendo soprattutto di progetti e di contenuti. Io credo che sicuramente raggiungeremo presto un accordo e secondo me si creerà una bellissima squadra. Perfetto, abbiamo il primo collegamento. Pronto? Pronto? Sì, come stiamo? Bene. Allora, questo nostro Palermo che diventa sempre più forte. Io ho sempre sostenuto che questo Palermo, fino a quando ci sarà un grande presidente come il nostro presidente Zamparini,
che come ti dicevo oggi per telefono, l'ho sentita ed è a Beirut, sta svolgendo un po' quello che è la sua attività di un grande imprenditore, e quando avremo un bello allenatore come Iachini, ma soprattutto un grande direttore come Giorgio Peinetti, sicuramente questo Palermo ci regalerà presto grandi soddisfazioni anche in Serie A. Ma intanto se arriva bisogna arrivarci, Ci no? arriviamo, ci arriviamo, niente. Qua siamo ormai avanti. No, bisogna stare più sereno perché hai visto quante difficoltà ci sono No, lo e so. poi un pizzico di fortuna ci accompagna. Senti, l'altra sera si pure fatto un'eccellente partita, però potevamo naturalmente senza le due traverse portare a casa il risultato pieno, Certo. veramente iniziare a mettere un'ipoteca quantomeno su una fuga. E invece dobbiamo essere sempre attenti perché poi adesso Muti è stato esonerato, il Padova arriva a casa di nuovo, quindi con nuovi stimoli, un modo diverso, e dobbiamo stare molto attenti. E poi la raccomandazione che faccio in generale ai nostri calciatori, e che naturalmente adesso siamo tanti, abbiamo voluto due uomini per ruolo Certo. perché è importante che il mister abbia sempre la possibilità sia di scegliere in base agli allenamenti, ma sia anche di non avere sorprese per quanto riguarda squalifiche e infortuni. Però questo presuppone grande consapevolezza della squadra, una presa di coscienza che bisogna sacrificare ognuno qualcosa di del proprio per in funzione della squadra, senza ripicche, senza capricci, accettando le decisioni e naturalmente in funzione di una vittoria che è del collettivo e non può essere altrimenti. Quindi tutti devono accettare le scelte, che saranno spesso dolorose, perché abbiamo pochissimi giocatori che saranno addirittura in panchina o addirittura in tribuna. Certo. Questo ci deve essere intelligenza, spirito di gruppo. Sapere che il mister fa le scelte naturalmente con grande onestà intellettuale per quello che vede Certo, valutando. e ci sarà gloria per tutti. Quindi questa raccomandazione che devo fare ovviamente agli atleti è superflua, ma è meglio sempre ricordarla. Certo. Qualunque gruppo è buono, ha voglia di fare, io credo che insomma siamo messi sulla buona strada, però dobbiamo continuare e perseverare. Certo, senti, ora ti vuole fare una domanda Lavinia, mentre invece voglio approfittare per dirti una cosa, magari te la devo dire in privato, però te la dico lo stesso ora. Tanto qui siamo tra noi qua. Sì, siamo tra di noi. Una sera di queste avevamo piacere con Lavinia di invitarti alla brasera, che sono amici nostri qua in via Resuttana, di andare a cenare assieme. Quindi poi ci sentiremo magari in privato e vediamo, ti libererai una sera per stare con noi, va bene? Allora, Lavinia. Questo è un piacere, sicuramente lo faremo. Grazie, allora Lavinia. Sì, buonasera direttore. Allora, partita Palermo-Empoli sicuramente è stata una partita carica di tensione, lo era perché era lo scontro tra le due prime in classifica. Stavamo per ottenere una vittoria, come ha ricordato lei, ci sono stati due pali, quindi c'è stata Due anche le due traverse, quindi c'è stata anche un po' di sfortuna a giocare un brutto scherzo. Ci sono stati anche degli errori. Ecco, volevo un parere tecnico da lei e un parere sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, visto che una partita del genere crea sempre degli schieramenti, ecco, tra chi è scontento per non aver ottenuto una vittoria e chi invece si accontenta del pareggio e di mantenere il primato. Ma io credo che se analizzi la partita, vedi le due traverse, poi vedi che abbiamo preso un gol in maniera sfortunata, una deviazione, e va bene, però credo che la partita sia stata contro un avversario che a pieno tempo teneva dei ritmi da marziano, e quindi ci ha messo un po' in difficoltà. Poi nel suo tempo le cose sono riassestate, avevamo avuto occasione per vincere, però dobbiamo sempre ricordare che era prima contro la seconda, quindi le difficoltà erano tante. Sì. Dobbiamo ricordare però che la squadra ha fatto un'ottima gara sotto il profilo mentale, l'approccio è stato giusto, una partita dove tutti hanno messo il cuore, erano partiti subito a Nantes, dovevamo fuori giocatori come Barreto, Belotti, Dybala, eccetera, quindi credo che noi avevamo anche in quell'occasione
anche qualche uomo in meno, però abbiamo fatto una partita di grande carattere, attenta, equilibrata, senza scomporci mai, e quindi penso abbiamo preso gol, abbiamo cercato di farlo e ci siamo andati vicinissimo al Paganello, quindi io direi che la prestazione della squadra è molto importante, fare risultato a Empoli è stato anche molto importante, quindi dovremmo sempre essere contenti e ottimisti quando succedono queste cose, quando la squadra si comporta in questo modo. Certo, senti Giorgio, qui con me c'è pure Gabriele Palpacelli che è il presidente regionale della Federazione Tennis, che ti vuole fare una domanda pure a lui, dettici due. Direttore, buonasera, io intanto volevo sinceramente complimentarmi con lei, perché io sono un uomo di sport e so che la gestione di un gruppo non è assolutamente facile, ma poi è gestito come lo sta gestendo lei, chiaramente con tutti i suoi collaboratori, credo che vada a suo grande merito. Lei gestisce tutto in silenzio, con grande umiltà, e questo bisogna rendergliene atto. Tra l'altro, secondo me, anche con la campagna adesso di gennaio fatta mirata in maniera oculata. Adesso ci sarà, mi permetta di dirla, a gestire questo periodo, che è un periodo dove la città comincerà ad avere la frenesia della promozione, della Serie A e tutto quanto. E credo che sarà fondamentale il suo ruolo, e come ha detto all'inizio della telefonata, non siamo ancora in Serie A, bisogna avere i piedi per terra e bisogna crescere partita dopo partita. Però ci tenevo a farle complimenti, perché mi occupo di un altro sport, però seguo il calcio da tantissimi anni e devo dire che veramente la sua professionalità è giusto rendergli a merito. Ma io lo ringrazio, però ecco, proprio perché si parla di sport, poi si parla conseguentemente di sportivi, cioè di uomini che sono dediti a una, seppure ben pagati, ma comunque sono dediti a una professione che amano e che comunque, essendo uomini, sono soggetti a momenti di sconforto, a momenti di eccessiva euforia, insomma noi dobbiamo essere lì, la nostra esperienza, a riportare sempre tutto in equilibrio. Abbiamo un presidente esigente che però ci segue con grande attenzione e noi, tutti quelli che lavorano con me, naturalmente Giacchini, Budan, Francoforte, il segretario Ferricori, insomma tutti gli uomini addetti ai lavori, sono naturalmente lì per cercare di, certo, di mantenere, ecco, fare tutti sul pezzo, perché questo è importante. Certo, senti, c'è Carmelo qui, è un tifoso del Palermo. Buonasera, ti vuole fare una domanda. Buonasera direttore. Buonasera. Sì, faccio i miei complimenti per gli acquisti che ha fatto. Sono acquisti di qualità. Maresca, poi l'Arzarre e questo Larini, che se ne parla un gran bene. Ecco, tra l'altro io voglio approfittarmi a questa. Io sono un suo tifoso affezionato, perché noi ci conosciamo dal 96, ai tempi di Arcoleo, mi ricordo. Quindi mi ricordo. Ma io voglio dire una cosa, io penso che gli acquisti, spero che facciano bene, servono anche Vigello, ovviamente l'abbiamo ricordato, sì, esatto. Servono alla causa, ma io vorrei dire che lo sforzo maggiore della società, è dato alto al presidente Zamparini, è stato quello di rifiutare tutte le offerte ai nostri giocatori migliori. Non era facile in questo momento, facendo la B e avendo tanti problemi di gestione, che la gestione ha costi altissimi, insomma, ecco, rifiutare offerte per Hernandez, per Barreto, per Bala, per Sorrentino, per tutti quanti, credo che sia stato veramente un atto importante del presidente, e questo consente a Iachini di mantenere l'ossatura della squadra, che non dimentichiamo che prima del mercato di gennaio la squadra era prima, e quindi mantenere quell'ossatura è stato fondamentale, penso. Assolutamente. Senti, mi hanno parlato bene, devo dirti, e quando tutti mi chiedono un po' di questo giovane che abbiamo lasciato al Prato, Larini se non ricordo male, che viene dalla Juventus e che è frutto di una comproprietà scambiata con Golden Eagle e la Juventus. Io dicevo all'inizio dell'anno, cioè del campionato, tutti mi dicevano, quando arrivarono Verre e Belotti, tutti quanti
come ti ho detto con grande sincerità, mi dicevano: ah, ma chi sono? Quella. Io ho detto: guarda, a parte che io riconosco, perché tra l'altro Perre lo seguivo per altri motivi, perché è un giocatore che mi piaceva. Belotti ne avevo sentito parlare, l'avevo visto in nazionale, mi era piaciuto uno sta addirittura dico, noti delle piccole particolarità, cioè a me mi ha fatto impressione un colpo di testa di Belotti fatto non a colpire in avanti, ma addirittura mettendo il corpo indietro, la testa indietro e poi colpendo, quindi è una cosa difficilissima perché è un gesto tecnico che ti rimane guardando queste cose. Per cui dissi: al solito siamo, non li conoscete e cominciate a fare le critiche, vedete che diventeranno giocatori importanti. Oggi lo dimostrano i fatti, appena gli tocchiamo ai tifosi palermitani, Belotti deve rimanere a Palermo. Questo dico, tra l'altro non c'è problema. E io sono convinto che anche questo Larini, che sicuramente dico, ha avuto qualche problema fisico, un po' un incidente, eccetera, però in realtà è un giocatore importante. Ecco, e come Belotti potrebbe essere in prospettiva, è chiaro, un grosso acquisto anche questo per il Palermo. Ma io penso che intanto abbiamo fatto una operazione con la Juventus e quindi manteniamo dei rapporti saldi con la società che sta dominando in Italia i campionati. E c'è un ottimo rapporto con Marotta e Paratici, c'è un ottimo rapporto con Conte e penso che poi potremmo fare anche altre cose. Certo, Questo è importante, quindi noi non abbiamo perso col Zaniga, ma intanto abbiamo comunque acquistato Lanini, che ragazzo ha fatto 13 gol, bravo. 13, 6 gol, 7 gol in 13 presenze. E quindi è un ragazzo sicuramente che dimostra di essere interessante. Ma questi sono più, ma io più di questo vorrei parlare dei nostri giovani che stanno facendo benissimo a Viareggio. Bravo. Ieri hanno battuto il Napoli Sono e primi. oltre ad aver vinto stanno veramente Spettacolo. no, ma più che altro stanno interessando tutti gli addetti ai lavori. Quando c'è la partita a Palermo le tribune Certo. sono piene di addetti ai lavori, a dimostrazione del lavoro che stanno facendo Dario Bacini, Gianluigi Bosi, Scurta e tutti gli altri. Adesso sarebbe troppo lungo lamentare tutti, è veramente importante. Allievi domenica scorsa hanno vinto a Firenze 3-1 dominando e stanno dando insomma veramente una bella impressione ai nostri ragazzi di crescita, e spero che possano rappresentare un futuro importante per Palermo anche loro, perché di questo dobbiamo guardare. E questa primavera, tra l'altro, l'ho fatto ieri benissimo Malele, ma mancava di Embolo, che è un altro ragazzo interessantissimo che Iachini ha voluto con sé e che presto penso avrà la possibilità anche di debuttare, e quindi vedremo un altro giovane 94 e debuttare in Serie B col Palermo. Quindi credo che questa è la politica giusta per una società che vuole crescere in tutti i suoi settori. Sì, su Embalo tu sfondi una porta aperta perché sono convinto che è un campione che può essere veramente la grandissima sorpresa, perché quando lo vedranno giocare è un giocatore che ha una tecnica straordinaria, sa mettere il pallone dove vuole e sa anche andare in rete, perché dico, è uno capace di entrare lui e provare a fare la conclusione, quindi è eccezionale. Senti, voglio farti una domanda un po', ormai il campionato diciamo, è finito, la campagna acquisti eccetera, però voglio che la gente sappia pure che in realtà il Palermo ha cercato di fare, almeno da quello che so, anche qualche cosa in più, perché in realtà voleva regalare qualche altra cosa in più a centrocampo. E c'erano due giocatori, uno che piaceva molto a me, che era anche Alfredson, e poi Missiroli, che era un altro giocatore interessante che avrebbe potuto. Naturalmente dico, magari ci avete provato, però, come ovvio, non tutte le cose potevano andare in Ma io porto. credo che, Alfredson è un giocatore che sta giocando in Serie A col Verona, è un Verona Straordinario. che oltretutto è anche la rivelazione del campionato, Sì. ma noi abbiamo cercato di portare questo in più della Rocca, che ha il 50% a 9 Bologna, Certo. e in alternativa Missiroli, che è il giocatore del Sassuolo, Esatto. però questo per arricchire ancora di più il centrocampo. Certo. Però se voi fate una piccola attenzione, sia Alfredson, sia Missiroli, sia della Rocca sono rimasti esattamente dove erano, quindi vuol dire che non sono andati a Palermo, non sono andati a Palermo, non sono andati Certo, neanche dico, ma a Palermo. Quindi volevo. quando il giocatore non si muove non c'è niente da fare. Certo, volevo dare comunque merito al Palermo che in realtà, dico, ha cercato di fare molto
ed è riuscito a fare tutto quello che doveva fare, secondo me, perché l'arrivo di Lazar, che vedrete, entusiasmerà sicuramente, perché è un ragazzo, soprattutto è un ragazzo serio, un ragazzo per bene, che è una cosa importante, e con la testa sulle spalle, e poi viene con un entusiasmo enorme. È stato lì con le valigie in mano, questo lo dico io, ma che non lo direi tu, con le valigie in mano, aspettando che finalmente si sbloccava questa situazione, perché giustamente il direttore sportivo del Varese tirava per il suo, quindi ha tentato fino all'ultimo di ottenere. Ma noi anche tiravamo a non cedere, quindi noi abbiamo fatto un prezzo il primo giorno e col prezzo è rimasto. Esattamente, per cui dico quello che tutti mi chiedevano, cioè, per me era un giocatore che dubbiamente il Palermo già aveva fatto quello che doveva fare, quindi per me era un giocatore già che al 99% dico poteva essere del Palermo. Certo, doveva esserci poi sempre il Varese a dire ok, però dico, in realtà dico, è giusto pure che il direttore sportivo del Varese abbia fatto questi tentativi, però poi diciamo la proposta, io credo che il Palermo ha fatto, è una proposta molto comunque col Varese importante. Sono ottimi rapporti, quindi facciamo delle cose sempre con equilibrio, alla fine siamo contenti tutti, non è giusto che si vada tutto da una parte sola, no, anche perché io credo che comunque rispetto a un prezzo di mercato che era quello ufficiale di Lazar, che quest'anno si era confermato e quindi era naturalmente lievitato, lo abbiamo pagato anche abbastanza bene, nel senso dico che meritava di essere pagato in questa maniera, e così lo abbiamo pagato, senza strapagarlo. Sì, questa era la cosa. Io credo che Lazar è un prospetto giovane, 92, tra l'altro è fuori pista, quindi può dare un'alternativa da Prelà. Certo. Ma certamente devo anche dire, io voglio ricordare anche da Prelà. Non mi piace parlare sempre solo dei nuovi. No. Fatto bene, è giusto avere un'alternativa, e poi nel campo dirà chi deve giocare, chi merita di più. Ma come hai detto giustamente tu, adesso ci sono due uomini per ruolo. Iachini è una persona seria, è preparata, è in grado di capire in funzione dell'avversario, in funzione della preparazione, dello stato di forma, chi mandare in campo. Ovviamente lui deve pensare, ecco la linea, ora speriamo di recuperarlo, diciamo, deve pensare soprattutto di farlo in funzione di vincere le partite e di fare l'interesse della squadra, non del singolo giocatore. Abbiamo visto che lo sa fare. I risultati si sono visti. Assolutamente. Avendo poi dei giocatori di maggiore qualità a disposizione, sicuramente farà ancora meglio. Assolutamente. Vediamo se riusciamo a recuperare un attimo avanti. Gli facciamo l'ultima domanda e poi lo lasciamo in pace. Di solito poi è come succede anche con Maurizio Zamperini, quando mi diceva io vabbè 5 minuti e poi stacco 25 minuti. No, quasi con noi sempre. Devi usare il microfono. Quando parli con Iachini, non è abituato. Riprendo quello che diceva Lavinia, Iachini sta dimostrando ancora una volta di essere un allenatore straordinario, veramente valido. Tra l'altro nella gestione del gruppo io non sento mugugni, non sento lamentele. Lui è molto bravo. Sì, sicuramente, probabilmente non sarà quel gioco spumeggiante, ma l'obiettivo quest'anno è uno solo. Deve vincere le partite. È uno solo, l'obiettivo è quello di tornare nella serie che compete al Palermo. E Iachini è, secondo me, il condottiero giusto per questo. Assolutamente, io ne sono d'accordo con te, perché dico non potete, e non solo. Mi sto pure facendo anche un po' più convinto che Beppe può essere sicuramente anche l'allenatore importante per la Serie A, perché se a questo organico l'anno prossimo gli aggiungiamo almeno un rinforzo per ruolo e quindi compriamo altri tre, diciamo, di qualità ancora più forte, indubbiamente dico può essere un allenatore che, al contrario di tanti altri, può fare finalmente la storia e non essere sostituito, diciamo. Ma sono d'accordo con te, credo che bisognerebbe continuare questo progetto con Iachini. Certo. Assolutamente, continuarlo con lui,
secondo me è fondamentale, perché lui ha tutte le carte per fare pure anche molto bene in Serie A. Certo, e oltretutto io penso che già comunque le scelte di Maresca, di Lazzar, dello stesso Vitiello, eccetera, siano state fatte in funzione un po' anche della squadra dell'anno prossimo della Serie A. Per cui dico, potrebbe, ognuno di loro adesso può dimostrare, deve dimostrare se è quanto vale e quanto può valere anche in funzione. Poi comunque si dice, squadra che vince non si cambia, sì, per cui se arriviamo in Serie A... Sono convinto che è una cosa molto importante in questo senso. Allora torniamo un attimo, tanto ora vediamo se ci riusciamo a recuperarlo, se no eventualmente poi proviamo a chiamare fra un po', fra 5 minuti casomai. È occupato, occupato, sì, perché è chiaro, magari lo saranno chiamati. Allora aspettiamo intanto di vediamo. Facciamo una cosa, sì, mandiamo questo video intanto, così facciamo vedere anche il nostro ultimo arrivato. Con il commento aggiunto tra l'altro di Iachini, così potete sentire sia l'uno che l'altro. Grazie, buonasera a tutti. Presentiamo oggi l'ultimo acquisto del Palermo della stagione. Abbiamo iniziato circa un mese fa presentando un giocatore, non dico anziano, ma sicuramente di trovata esperienza, Vitiello. Abbiamo proseguito poi con Maresca e adesso chiudiamo con Lazzar, giovane del 92, giovane sicuramente di prospettiva, già ben collaudato in questo campionato di Serie B, dove ha giocato praticamente quasi tutte le partite del girone della moda con Varese, giocatore che, come ben sapete, seguivamo da intensamente in questa campagna acquisti. L'abbiamo cercato, contattato e poi alla fine l'abbiamo effettivamente portato a Palermo con grande soddisfazione nostra, dei Perinetti, che l'ha sempre caldeggiato, del mister, del presidente, insomma un acquisto di cui siamo soddisfatti. Innanzitutto grazie del benvenuto. Io sono qua in una grande squadra, qui è il capolista di questo campionato. Io sono venuto qua per lottare per vincere la Serie B. Di sicuro non sono qua perché sono sicuro di giocare o meno. Anche a Varese ero lì e lottavo per giocare sempre io. Di certo ogni giocatore lotta per giocare il più possibile e di dimostrare quello che vale. Quindi sono qua per dare il massimo e lasciare il mister di valutare il meglio come vede lui. Penso che le qualità che ho, come sapete anche voi, nel 3-5-2 penso di trovarmi molto bene, che ho campo, posso sfruttare la mia corsa e la mia forza in questa squadra. Io giocavo sempre col 4-3-3 o 4-4-2, cercavo magari di stare più attento alla fase difensiva, però andavo spesso sempre al fondo a fare dei cross. In questa formazione qua del mister penso di fare ancora meglio e spero di dare il massimo. Ah, io si trovo il tuo nome, come si pronuncia? Ashraf. No, Akraf in italiano, però Ashraf è meglio, Akraf è Lazzar. Questa è la pronuncia. Grazie a tutti. Grazie a piccolo cortesia ancora. Rispetto a quello che avevi come bagaglio. Ma Lazzar è un giocatore a sinistra innanzitutto di piede mancino, che ha nelle sue corde una buona corsa, un buon piede, un buon calcio, ha anche la potenzialità, la possibilità di andare a crearti vuoi non vuoi con caratteristiche diverse rispetto a Daprela, a Pisano, una superiorità numerica, no? Un uno contro uno, una situazione di queste caratteristiche che magari quando troviamo squadre anche particolarmente bloccate, chiuse, che ci chiudono gli spazi,
ci dà un'alternativa con caratteristiche diverse da quelle che già magari no, di corsa, di gamba, che magari avevamo e abbiamo, e quindi in questo senso ci dà un'opportunità di andare anche nelle situazioni di uno contro uno, di andare a scardinare magari qualche situazione bloccata. Ecco. Abbiamo sentito quindi un po' il commento anche di Iachini, così abbiamo fatto, io spero che sia, è carina questa cosa, mi faccio un complimento da solo, dico, è carina no, perché è carina, dico, in realtà abbiamo ascoltato come si sente e come vuole giocare appunto la Zarra, dove ha giocato eccetera, e poi abbiamo sentito qual è invece l'interpretazione e quale ruolo vuole dargli più correttamente Iachini, quindi così dico, abbiamo anche dato la possibilità a chi non lo conosceva di capire meglio quale può essere il prossimo ruolo di questo ragazzo, di questo Lazar, il quale tra l'altro è simpaticissimo, perché oggi leggevo anche che con Ramadan lui è marocchino, quindi dico, vivono chiaramente anche queste cose, però gli atleti certe volte possono poi recuperare, quindi in certe situazioni possono anche interromperlo. D'altronde è allucinante che non debbano, ma non è tanto giustamente quello che diceva lui, il problema di mangiare, è il problema di non bere. Che porta sicuramente delle difficoltà al fisico, e quindi per un atleta comunque che a luglio magari poi è il momento in cui è in ritiro e si deve allenare, deve entrare in perfetta forma, se ti fermi, non mangi e non bevi, è ovvio, dico, che non c'entrerai mai in forma. No, tra l'altro loro queste cose le rispettano. Assolutamente. Veramente. Io devo dirvi una cosa, io sono stato ospite del Re del Marocco quando è stata la manifestazione del... una maratona eccetera, e quindi sono andato lì eccetera, e in realtà poi sono stati a casa di un atleta palermi, diciamo che vive a Palermo, e lui ovviamente aveva piacere di portarci a casa loro eccetera, e la cosa divertente era che noi eravamo seguiti anche da due macchine dei servizi segreti del Marocco, e quindi arrivavamo con queste macchine e tutti a guardare queste macchine e dicevano, ma chi sono? Dico, ma tolto questo, tolto che c'è lì anche l'abitudine che le donne non vengono comunque al... Sì, abbiamo forse... Sì, a Dani... Un attimo, a quel punto dico, era proprio all'orario... Uno dei fratelli se ne andò con la preghiera, diciamo come lo chiamano loro, il tappetino, e se ne andò a pregare, sì. Effettivamente. Abbiamo Daniele, pronto? Ciao Mario, buonasera. Ciao, ciao, sono qua in studio con la mia bellissima e bravissima Lavinia, con un tifoso, buonasera. Carmelo. Buonasera, poi, Lavinia. E poi, guarda caso, oggi non so se ti dice niente questo, con me c'è il presidente regionale della Federazione Tennis, che rappresenta anche, che lui è anche allenatore, al TC2. Un posto che ti dice niente. Buonasera, mi dice molto. Lo so. Buonasera. Buonasera, innanzitutto mi dice molto perché il tennis è stato il mio primo amore. Lo so. Quindi, tra l'altro vi siete conosciuti quando siamo andati a mangiare proprio al TC2, anche con Gabriele. Esatto, sì, beh, insomma io ho lavorato più di 10 anni nel tennis, quindi è stato veramente un grande amore della mia professione all'inizio almeno. No, la ricordo, ti possiamo dare del tu, sì, ti ricordo, come no, certo. ti ricordo perfettamente, quindi giochiamo in casa. Ci saremo visti sicuramente da qualche parte. Quando siamo andati a mangiare lì al TC2. Senti, e comunque so che esistono buoni rapporti, e questo ci fa sempre piacere anche con la nostra città di Palermo e chi ci abita. Senti, sì. Daniele, Palermo-Padova, una partita naturalmente che ti interessa, sappiamo che tu hai... tuo affetto, dico, ti lega al Padova, anzi gliene dici di tutti i colori, vedo quando... No, io tifo Palermo sabato, eh. Ah sì, bene, allora grazie, forse Palermo. tipo Palermo per due ragioni, perché tu sai,
l'affetto che mi lega a Palermo città e al Palermo calcio. Certo. E poi c'è anche il gemellaggio fra le tifoserie. Assolutamente, di Palermo, di Padova, assolutamente. Che è una cosa molto bella in un momento in cui nel calcio ci si odia tutti, non ho ancora capito bene perché. E poi io sono in polemica col Padova, per cui esatto, bravo. Sicuramente farò tifo per il Palermo. Senti, ma perché? Che cosa succede a Padova? Succede che vanno in prima divisione, succede. Purtroppo è arrivata una proprietà che sta combinando dei disastri inenarrabili. Dico solo che siamo al terzo allenatore dall'inizio della stagione. Quindi non è solo Zamparini allora. No, questi sono almeno. Sai cos'è? Allora, Zamparini con tutti i suoi difetti è uno che capisce di calcio. Che questi capiscano di calcio ho più di qualche dubbio, onestamente. Ecco. Senti, e quindi diciamo a tuo giudizio il Palermo comunque non dovrebbe avere allora molte difficoltà nel poter vincere questa partita? Ma guarda, nel calcio, come ci tu sta sai tutto. Perché vedi calcio da tanti anni come me, certo. Quindi nel calcio ci sta tutto, però se oggi io dovessi scommettere un euro lo scommetterei sicuramente sul Palermo, non sul Padova. Il Padova è una squadra senza identità, che ha cambiato tre allenatori, che ha cambiato ripetutamente modulo, che ha cambiato anche qualche giocatore, che non ha ancora trovato un minimo di continuità, è una squadra senza capo né coda. Poi magari sabato fa il miracolo, ma insomma francamente io non ci giocherei neanche 5 centesimi su un risultato positivo del Padova sabato. Certo, senti, c'è Lavinia che ti vuole fare una domanda. Sì, abbiamo appena parlato dei nuovi acquisti, abbiamo elogiato il direttore Perinetti che era al telefono con noi. Le volevo chiedere, uno dei maggiori e migliori acquisti è stato Maresca. Che cosa ne pensa dell'arrivo di questo giocatore nel Palermo? Ma io conosco bene Enzo perché ha fatto parte dell'Under 21 di Claudio Gentile un po' di anni fa. È un giocatore di grande esperienza, un giocatore maturo e di grande personalità. Credo che il Palermo, che già era comunque la squadra più forte del campionato di gran lunga a mio avviso, con questo arrivo abbia messo un altro mattoncino verso una promozione che mi sembra francamente molto scontata a questo punto. Poi leggo ogni tanto, sento anche dei carissimi amici e colleghi palermitani che criticano il Palermo perché a loro avviso non gioca bene. Probabilmente è vero, perché poi io non è che vedo tutte le partite, però vi garantisco che in Serie B più che giocare bene serve fare i risultati. Esatto. E mi sembra che con la gestione di Iachini il Palermo insomma abbia cambiato decisamente passo e insomma francamente non vedo come possa fallire l'operazione ritorno in Serie A, insomma, che mi sembra anche giusta per una piazza così importante quale Palermo. Certo. Senti, ti volevo fare una domanda a Gabriele. Daniele, intanto, sì, Gabriele. Intanto io volevo ricordarmi quando tu seguivi molto più da vicino il tennis, ma se non ricordo male c'era la rivista Matchball, può darsi o sbaglio? Io sono stato direttore per 2 anni di Matchball. Ecco. Allora, ecco, vedi che tra l'altro fu una rivista importantissima che ha precorso molto i tempi, direi che è stato veramente era una rivista molto bella, sono tempi anche della mia giovinezza, quindi la ricordo con grande affetto. Ti ripeto, quando vieni a Palermo però fatti vedere a questo punto, ci terrei sicuramente tanto a incontrare. Ho tanti amici a Palermo, quindi lo so, sicuramente lo so. Ci sentiamo, e ne hai anche tanti al TC2, quindi lo so. Senti, ti volevo chiedere questo, sono pienamente d'accordo con te su questo, sull'argomento Iachini, cioè Iachini secondo me è un allenatore finora un po' troppo sottovalutato, vero è che non giocherà, le sue squadre non giocheranno particolarmente bene, però gli si chiede un obiettivo e lui lo centra e credo che nello sport sia fondamentale questo, no? Sì, lui ha vinto vari campionati, insomma, ha ottenuto varie promozioni, ha sempre fatto bene dovunque è andato, è una persona seria, insomma, poi ripeto, giocare bene in Serie B, adesso se andiamo indietro negli anni, la squadra che ha dominato, ha stravinto il campionato giocando bene era la Juventus, ma era una squadra di Serie A che casualmente, per ragioni che conosciamo, era finita in Serie B. Possiamo riandare al Milan nei tempi della promozione dalla Serie B alla Serie A, l'Ascoli di Renna di molti anni fa che dominò il campionato a suon di record e che giocava anche bene, però ripeto, in Serie B è molto difficile, soprattutto da quando il campionato è
con 22 squadre, che secondo me sono decisamente troppe, è un campionato in cui conta di più la continuità, fare punti, essere sempre con la testa lì, piuttosto che dare spettacolo, perché tante volte puoi dare spettacolo, poi magari dai spettacolo e non vinci, e serve a poco. Infatti. E credo che la concretezza di Iachini sia fondamentale per questo obiettivo che il Palermo vuole raggiungere. Grazie. Senti Daniele, invece andando un attimo alla Serie A, è un campionato a tuo giudizio chiuso con la Juventus che ormai è padrona del campionato, oppure la Roma che comunque sta crescendo, anche se ieri poi purtroppo quella papera, diciamo, chiamiamola così, un po' di De Santis ha riaperto un po' la partita o sta mettendo un po' di pepe sulla prossima partita di ritorno. E comunque questa Roma diciamo che sembra proprio che stia facendo sul serio, anche perché gli arrivi di Nainggolan, ma devo dire anche l'esplosione un po' di Dodò che tutti criticavano, ma che in realtà sta facendo bene, l'esperienza di Maicon, Pjanic, diciamo... E lo stesso ieri Strootman che sta nella Roma sta effettivamente facendo sfraceli, e il ritorno ovviamente di Francesco che è un elemento fondamentale perché poi ci sia un salto anche di qualità dal punto di livello tecnico. Dico, ecco, la Roma può essere effettivamente un'alternativa, oppure a tuo giudizio la Juventus ormai è andata via, diciamo? Allora, la Roma è la grande sorpresa del campionato perché nessuno immaginava che potesse disputare una stagione come quella che sta disputando. Purtroppo per la Roma c'è la Juventus che sta marciando a ritmi pazzeschi. In un campionato normale la Roma sarebbe prima e punterebbe allo scudetto. Essendoci di mezzo la Juventus, che è a mio avviso la squadra più forte del campionato italiano, diventa tutto maledettamente complicato. Detto questo, il campionato ovviamente non è finito, però la Juve ha un vantaggio abbastanza rassicurante. Bisognerà vedere se la Juve perderà qualche punto in occasione del ritorno alle coppe europee. L'Europa League, che dà fastidio perché si gioca il giovedì, poi ci sono i viaggi, i ritorni, giochi la domenica sera o lunedì, insomma, certo, qualche problema lo crea l'Europa League, anche se il livello più basso di quello della Champions. In più ha un turno in più rispetto alla Champions. E quindi ovviamente gli impegni sono importanti. La Roma ha questo vantaggio di non avere problemi di coppe europee, può preparare la partita ogni domenica con calma e con serenità. Ecco, ripeto, se la Juve dovesse avere dei rallentamenti dovuti agli impegni europei, la Roma deve essere lì pronta ad approfittarne. Siccome però la Roma adesso ha questo problema del recupero della partita col Parma, che si recupererà o il 2 e il 9 aprile, il rischio concreto è che se la Juve di qui al 2 e 9 aprile fa il pieno, diciamo così, arriva al 2 e 9 aprile che il campionato è già finito, certo, perché magari la Roma perde qualche punto per strada. Quindi da questo punto di vista la partita sospesa contro il Parma secondo me non è stato un fatto favorevole alla Roma, ecco, perché sarebbe stato meglio, sempre che la Roma avesse vinto quella partita ovviamente, certo, sarebbe stato meglio per la Roma rimanere comunque a 6 punti, che era una distanza sì considerevole ma recuperabile. Adesso la Juve è a 9 punti, teorici 6, ma intanto sono 9 e rischi di arrivare al 2 al 9 aprile con la Juve che se n'è già andata definitivamente a quel punto, perché mancherebbe poco più di un mese alla fine del campionato. Certo, ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio. Invece su una squadra che in realtà, prendendo un presidente indonesiano, sulla carta tutti si aspettavano, adesso farà pure lui come hanno fatto altri presidenti in altre squadre come nel Manchester, nel Paris Saint Germain eccetera. La mia squadra. In realtà, ecco, stiamo parlando dell'Inter. Ecco, che cosa succede secondo te in questa Inter? Come mai, dico, si sta un po' così? Anche se leggevo forse oggi sui giornali Mourinho comunque continua a professare affetto nei confronti dell'Inter. In realtà che cosa sta succedendo? Non so se tu hai notizie di questo Toir, che cosa vuole fare veramente? Ma guarda, innanzitutto secondo me bisognerebbe chiarire, ma nessuno ce lo dirà, credo, chi è il proprietario dell'Inter, se sia Toir o se sia qualcun altro. C'è questo dubbio che aleggia, ma diciamo, supponiamo anche che Toir sia il presidente e il proprietario vero, il presidente lo è, ma che sia anche il vero proprietario, certamente c'è un vuoto di potere, certamente c'è da rimettere le mani sull'organigramma della società, e credo che già qualcosa stia facendo.
Peraltro trovo che alcune operazioni siano inspiegabili. L'operazione Hernández a 20 milioni, secondo me, è un'operazione difficilmente giustificabile. Ora è passata sotto silenzio, sì, ma è stata l'operazione più costosa del mercato di gennaio. Sì, ora, sì. Hernández è sicuramente un ottimo giocatore, ma 20 milioni mi sembrano veramente tanti per un presidente che sembrava avesse il braccino corto. Certo. Quindi ho il sospetto che manchi una strategia chiara. È evidente che l'Inter è in un momento di passaggio, è una squadra che va profondamente rinnovata dalle fondamenta, perché ha un sacco di giocatori evidentemente ormai arrivati alla frutta, e in questo processo però di rinnovamento è fondamentale evidentemente l'esistenza di un progetto chiaro e che venga gestito da chi lo sa gestire, insomma, voglio dire. E ora questo signor Toir non so fino a che punto sia in grado di gestire un programma di rinnovamento se non affida questo progetto a gente che capisce di calcio. Certo, senti, va bene Daniele, grazie, intanto avremo modo di sentirci sicuramente, poi speriamo di rivederti presto a Palermo. Buonasera. Volentieri. Ciao, buonasera, grazie di ospitalità. Ciao Daniele, ciao. Ciao Daniele. Ciao, ciao a tutti. Senti, io volevo chiederti, Dorin, quanti minuti abbiamo ancora? Perché io 5 minuti, è giusto? Perfetto. Allora, questi ultimi 5 minuti li dedichiamo proprio agli ultimi commenti, sì, naturalmente con la partita con l'Empoli. Piuttosto vogliamo ricordare se c'è qualche novità che riguarda la federazione, facciamolo prima, dico, in Sicilia ci sono magari iniziative particolari che state facendo? Sì, stiamo cominciando l'attività, devo dire che si registra un ulteriore, un grande boom anche quest'anno di tornei richiesti dalle società. Quest'anno si giocheranno in regione circa 400 tornei che confermano che veramente il nostro movimento è in grande salute. Siamo arrivati a circa 16.000 tesserati, 200 società circa affiliate alla federazione regionale, alla federazione tennis, e stanno per partire anche i campionati a squadre, perché anche se il nostro, certo, è uno sport individuale, però si gioca anche a livello di squadre. Abbiamo alcune squadre che giocano in A2, altre che giocano la Serie B, sia l'ello maschile che l'ello femminile. Quindi adesso, quando comincia la bella stagione, cominciano tutte queste attività. Non ultimo, fiore all'occhiello, il tennis siciliano, il centro federale che si svolge a Terrasini, e certo, che sarà anche quest'anno fatto nel mese di giugno. Quindi dico, io sono molto contento, ho da un anno iniziato il mio secondo quadriennio alla presidenza della Federtennis, e ho ancora tanti obiettivi, abbiamo ancora tanti obiettivi, perché sono convinto che il tennis siciliano può ancora crescere tanto. Certo, questo ci fa piacere. Allora, invece, un commento su questa partita con l'Empoli, cioè scusami, con il Padova. Come dice appunto Daniele, oggi per telefono, così io lo dico, mi disse, dice Mario, è una passeggiata di salute, perché dice questo Padova non può impensierire sicuramente il Palermo. Dico, però hanno ragione tutti quando dicono non vendiamo mai la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, perché in realtà spesso, dico, abbiamo visto anche Pescara e altre squadre, dico, che magari teoricamente erano sicure favorite, invece poi hanno perso in casa eccetera. Noi facciamo ovviamente gli scongiuri, e io addirittura, come ho detto oggi in radio in una intervista, io mi aspetto 12 punti nelle prossime 4 partite, quindi pensate voi se mi posso aspettare diversamente, dico, un risultato diverso, per cui dico, però non c'è dubbio che almeno sulla carta dobbiamo pensare questo, dico, il ritorno e il rientro tra l'altro di Belotti è un'altra garanzia che avremo un Palermo ancora più forte. Sì, sicuramente tu hai visto tantissimo calcio, molto più di me certamente, però io ho visto anche tantissime partite di tennis che sembravano con un favorito netto e poi alla fine il favorito netto. Vero. Quindi bisogna essere cauti, bisogna essere, ma sono certo che Iachini questo se le sa molto meglio di me, sì, piedi per terra, una partita sempre delicata, il Padova ha cambiato allenatore, ha il terzo allenatore, ha preso Michele Serena dopo Marcolin e Mutti, per cui al terzo allenatore, normalmente c'è una scossa quando c'è un allenatore, sì, no, normalmente c'è una scossa, però è chiaro che io sono convinto che c'è una superiorità tecnica da parte del Palermo, sono certo che i 3 punti non sfuggiranno ai rosanero. E tra l'altro anche abbiamo visto un Palermo tonico atleticamente, bisogna dire che sembravamo tedeschi, un po' io ho avuto l'idea del periodo in cui la Germania aveva questi Marcantoni che giocavano, noi abbiamo giocatori veramente potenti. Io credo che l'emblema di questa squadra sia Lafferty. Sì, assolutamente. Sia Lafferty per l'impegno, per la dedizione, per quello anche che per i risultati che ha ottenuto. Sì. Che ha fatto ottenere alla squadra. È un giocatore, io ritengo fondamentale e importantissimo.
Tant'è vero, dico, per me Lafferty e Belotti sono i titolari. Poi dico, Hernandez mettiamolo come deterrente, diciamo, come mina vagante quando la partita magari già è in una certa Esattamente. maniera. E quindi dico, sono sincero, dico, con Lafferty e Belotti il Palermo davanti e con Maresca soprattutto e Barreto dietro che gli fanno da mantice, dico, diventa veramente una squadra di Serie A. Chiaro che Maresca è il valore aggiunto in questa squadra, è il Diciamolo, valore diciamocelo aggiunto, un chiaro. giocatore di grande esperienza. Una battuta, allora, il pronostico è che ti aspetti? E poi il pronostico pure Palermo Padova tu fai il 2-0. commento. 2-0. 2-0. Benissimo. Allora, tu invece, Gabriele, cosa ti aspetti? Io penso pure che il Palermo vinca abbastanza agevolmente, dico Palermo 3, Padova 1. Perfetto. È Un vero che il commento pure tu. bello, a volte il brutto del calcio, è l'imprevedibilità della partita e la difficoltà quindi di pronosticare, diciamo, un risultato. Però sicuramente se dobbiamo fare un confronto tecnico tra le due squadre non c'è dubbio della superiorità del Palermo rispetto al Padova. Quindi non posso che pensare ad una vittoria del Palermo e penso un 2-0. Ecco, diciamo che io stavolta penso che non ci saranno errori della difesa, almeno non me li aspetto, e siccome sono convinto che Lafferty e Belotti, uno dei due segna una doppietta, finisce 3-0. Però Quindi Mario, mi dico una cosa, e poi l'Empoli è impegnato a Trapani, forse a Trapani, a certo, questo punto così lo naturalmente. allunghiamo in classifica, Che, no? questo è un risultato assolutamente possibile, tenuto conto che il Trapani sta andando bene. Assolutamente forse a Trapani, grande esempio di programmazione. Assolutamente. Allora, grazie a Gabriele Palpacelli, grazie a Grazie Carmelo Anzana, grazie naturalmente alla mia bella e brava Lavinia, e a voi. Grazie a grazie a te, Mario. tutti voi, naturalmente con l'augurio di rivederci tutti e tanti, questa volta allo stadio a Sì. tifare Palermo. E siccome nel cuore siamo rosanero, Forza forza Palermo! Palermo! Un sol battito dei cuori per un cuore rosanero, dalle curve sale forte un suo grido. Serie A! Difesa non si passa, centrocampo è fantasia, e l'attacco è una mitraglia favorita, una fortezza di tifosi, un'esplosione, salza il grido. Nessuno ti fermerà.